Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia. No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B, per cortesia. Non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Diciamo che volevo innanzitutto, come sempre un po' nei miei film, fare un film che fosse contemporaneamente un dramma e una commedia. Senta, ha problemi con la fede? Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno? No, con nessuno. E che lavoro fa? Cosa faccio? Sì. Volevo raccontare la storia di un uomo smarrito, un uomo a cui non resta tanto da vivere e che è pieno di dubbi, pieno di interrogativi per se stesso, per la Chiesa, per il pubblico che vede il film. Un uomo che sente di avere qualcosa che lui chiama, a torto o a ragione, depressione e che rinuncia a un incarico di grande responsabilità e anche potere. Quest'uomo dimostra, racconta che a volte nella vita si può dire di no. Il film racconta che nominare i propri limiti non è un atto di debolezza, ma anzi di forza. Non ce la faccio. Invece gli altri hanno una grande fiducia in me. E gli altri? Il mio film non solo l'ho scritto anche io, e recitato anch'io, e diretto e prodotto anch'io, ma l'ho anche mostrato nel mio cinema. Però i popcorn non li vendevo. Io non mi consideravo un regista puro nel senso di mestiere, non mi consideravo un attore puro, uno sceneggiatore puro, però interpretando tutte queste tre funzioni, ruoli, mestieri, beh, magari riuscivo a fare dei film personali. Non è un peso fare tutti questi ruoli, però devo dire che rispetto a 30 anni fa, essere regista e attore protagonista insieme, ecco, mi fa molta, molta fatica. Infatti i due ultimi film non sono il protagonista. Dobbiamo fare qualcosa con lei, perché lei è il più bravo. Cioè, che condanna! Me lo dicono sempre tutti. Fare solamente l'attore, che pacchia! Io ero molto legato a Piccoli come attore decenni fa. Mi piacciono quegli attori che sì, interpretano il personaggio, capiscono il film, capiscono il personaggio, lo fanno loro, però non si dimenticano di se stessi. Mi piace vedere un attore bravo e però accanto vedere anche la personalità umana, oltre che professionale, dell'attore. Thank you.